Buon pomeriggio dalla redazione di Alive e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che anche quest'oggi si apre con la cronaca e la notizia di un grave incidente avvenuto questa mattina a Gavardo sulla strada statale 45 bis. Allora spostiamoci sul nostro quotidiano online per cercare di capire un po' meglio cosa è successo e soprattutto quali sono state le ripercussioni pesanti sul traffico veicolare dell'intera zona. Qui possiamo vedere un'immagine molto eloquente, un'auto articolato finito a lato della strada, ribaltato nel campo che costeggia la Gardesana. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7 a Gavardo e ha paralizzato il traffico imponendo la chiusura in entrambi i sensi della strada statale 45 bis Gardesana. Lunghe code si sono formate tanto dalla Valsabbia quanto dal lago di Garda e ovviamente anche in direzione opposta provenendo da sud. Diversi i mezzi coinvolti, lo dicevamo, fra cui anche un autotreno. La dinamica è tutta da chiarire, ma il mezzo pesante, così come un'Audi bianca, sono finiti fuori strada. Il primo grande veicolo era coricato infatti su un fianco, come abbiamo visto nell'immagine, nel campo che costeggia la già trafficata arteria stradale. Sarebbero 3 le persone coinvolte e ferite, pare però in modo fortunatamente non particolarmente grave. Si tratta di una donna di 53 anni, di 2 uomini di 55 e di 39 anni. 2 di loro sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale del comune Valsabbino, il vicino nosocomio di Gavardo, mentre la terza persona è stata elitrasportata all'ospedale civile di Brescia. Ampio il dispiegamento di forze anche per riuscire a gestire la circolazione in un nodo già di per sé delicato della viabilità bresciana, in un orario in cui insomma il traffico già di per sé non manca. Presenti gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri, necessario anche il lavoro dei Vigili del Fuoco che si stanno adoperando, scusate, per la rimozione dei mezzi incidentati. Proseguiamo ora con la cronaca e dalla base della Valsabbia ci spostiamo in Val Camonica, dove 5 giovani ubriachi hanno aggredito il titolare di un bar e una sua dipendente. Per loro il questore ha disposto il cosiddetto Daspo Willy. Una barista e il suo titolare sono stati aggrediti a Darfo Boario Terme durante una giornata lavorativa da 5 giovanissimi. Dopo l'accaduto, avvenuto nei giorni scorsi, il questore di Brescia ha deciso di emettere dei provvedimenti amministrativi di divieto di accesso agli esercizi pubblici per la durata di 2 anni, il cosiddetto Daspo Willy. I ragazzi avevano abusato di bevande alcoliche e dopo essere stati invitati dal gestore a tenere un comportamento civile, hanno deciso di scaraventarsi contro di lui. Inizialmente, 2 ragazzi hanno cominciato a percuotere la barista, strappandole i capelli. Poi si sono aggiunti i ragazzi che hanno picchiato il titolare che cercava di difendere la ragazza. Prima di fuggire, la gang ha distrutto alcuni oggetti all'interno del locale, compresa la vetrina. Nonostante la fuga, però, i carabinieri, in seguito a diversi approfondimenti investigativi, sono riusciti a rintracciarli e sono stati interdetti dal questore dal frequentare il bar in questione e dallo stazionare nelle sue immediate pertinenze. Voltiamo pagina, apriamo lo spazio del giornale dedicato alla politica. Ieri una notizia che ha scosso il panorama politico della città di Brescia, ovviamente in ottica di elezioni amministrative. Stiamo parlando del passaggio di Angela Maria Paparazzo, che attualmente insomma faceva parte dell'associazione Brescia Green, ma si trovava seduta in consiglio regionale tra le fila della maggioranza, eletta con il Partito Democratico nel 2018. Temi ambientalisti al centro di quello che è il suo programma e in questo caso, delusa dall'attuale maggioranza, ha deciso di candidarsi sempre come indipendente dalla parte opposta, nelle fila di Fratelli d'Italia. Ieri l'annuncio e anche l'intervista esclusiva rilasciata a Live 7:30. Allora sentiamo in una piccola parte in cui spiega questa sua scelta radicale. Come ero stata candidata all'interno del Partito Democratico, così sarò candidata all'interno delle liste di Fratelli d'Italia, cioè come persona indipendente, come esponente della società civile che porta all'interno di questi partiti delle tematiche ben precise. Per quel che mi riguarda, avendo lavorato sull'ambiente ed essendomi occupata prevalentemente di ambiente, uno fra tutti il Parco delle Cave e le discariche Castella, piuttosto che la discarica di Via Brocchi di Amianto, non potevo che continuare a marcare questa esperienza. Sicuramente l'ambiente non è né di destra né di sinistra, ne sono ampiamente convinta, per un motivo fondamentale, ed è quello che lega alla situazione ambientale la salute di tutti noi cittadini.
Poi non c'è da, come dire, non c'è da non prendere in considerazione il fatto che le tematiche ambientaliste hanno sì una primogenitura di sinistra che io non voglio assolutamente cancellare. La sinistra storicamente è stata più attenta, comunque più sensibile. È stata capace di interpretare meglio la necessità che stava nascendo e la consapevolezza che stava nascendo all'interno di una parte della società civile. Quindi questa primogenitura sicuramente non gli si potrà togliere. E poi è altresì vero che con il passare del tempo tutti noi ambientalisti abbiamo sempre pensato di avere casa all'interno della sinistra, però più passava il tempo, più confrontandosi con le persone era evidente che questa sensibilità non era esclusivamente di coloro che votavano a sinistra, ma era molto ed è molto fortunatamente più diffusa di quanto noi possiamo immaginare. E la scelta quindi di seguire non tanto lo schieramento politico di appartenenza, quanto la possibilità di portare avanti dei valori e un progetto, per me è stato determinante. Abbiamo sentito una scelta a titolo personale da indipendente e fra l'altro proprio questa mattina, in queste ore, l'associazione Brescia Green, con pagine fondate, di cui faceva parte fino a ieri Angela Maria Paparazzo, ha preso posizione con una nota stampa che a breve troverete anche sul nostro quotidiano online. In buona sostanza Brescia Green che ha deciso di mantenersi nell'alveo del centro-sinistra e è in procinto di presentare una lista proprio a sostegno di Laura Castelletti in vista delle prossime elezioni comunali. Saremo comunque più precisi nelle prossime edizioni del telegiornale e, come detto, anche sul nostro quotidiano online. Proseguiamo sempre con questa tematica, la presentazione ufficiale di questo nuovo acquisto da parte dei Fratelli d'Italia Brescia è stata presentata ieri in un luogo simbolo davanti al Caffaro, l'ex sito produttivo di Brescia Caffaro. Allora sentiamo le parole del segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni, Diego Zarnini. Cosa significa Angela Paparazzo, l'ingresso di Angela Paparazzo nella vostra lista? Beh, rappresenta da un lato un fatto politico, perché un membro dell'attuale maggioranza sceglie Fratelli d'Italia, sceglie il centrodestra e sceglie Fabio Rolfi per dare un futuro diverso a questa città. E dall'altra parte invece segna anche la capacità di Fratelli d'Italia di intercettare energie civiche che hanno sensibilità nuove che vengono offerte al centrodestra attraverso l'impegno in Fratelli d'Italia, che è una forza politica capace per la sua coerenza e per la sua credibilità e per la concretezza che anche il governo Meloni sta dimostrando di intercettare queste energie, di metterle a sistema del centrodestra e fare la differenza. Non avete ancora presentato la lista definitiva, quindi dobbiamo pensare che ci siano altre sorprese? Diciamo che Fratelli d'Italia in questo momento ha la fortuna di essere una forza politica credibile a cui guardano tanti cittadini che vogliono tornare a impegnarsi in politica, vogliono tornare a parlare di impegno pubblico e lo fanno in un partito come Fratelli d'Italia che sembra essere il partito che meglio risponde a quella concretezza che spesso la politica è mancata. Per cui oggi stiamo selezionando le migliori energie tra tante proposte, con anche dei colpi di scena come quello di oggi, e che di fatto permetteranno a Fratelli d'Italia di dar vita a una lista competitiva per rafforzare la coalizione, per rendere ancora più credibile e più forte la proposta di Fabio Rolfi e vincere le prossime comunali. L'abbiamo visto nelle immagini, presente alla conferenza stampa di ieri anche il consigliere comunale, presidente della commissione bilancio Giampaolo Natali, che non solo è anche stato recentemente eletto in consiglio provinciale, quindi con lui intervista su un doppio tema, il primo ovviamente quello del passaggio di Angela Maria Paparazzo, il secondo invece quella dell'arrivo e finalmente dopo una gestazione discretamente lunga delle deleghe in consiglio provinciale. Proprio qui davanti alla Caffaro avete presentato l'ingresso di Angela Paparazzo nella vostra lista per le comunali e oggi arrivano le deleghe appunto a lei. Sì, quest'oggi abbiamo un nuovo ingresso in Fratelli d'Italia con Angela Maria Paparazzo e devo dire che il castello della Castelletti, quindi della maggioranza, inizia a perdere dei pezzi importanti. Pezzi importanti perché la Mariangela rappresenta, o meglio Angela Maria rappresenta, una nota fondamentale per quanto riguarda l'ambiente a Brescia. E proprio oggi, è una casualità, ma proprio oggi sono arrivate finalmente le deleghe e Fratelli d'Italia, nella persona del sottoscritto, ha preso proprio la delega all'ambiente, al ciclo integrato per quanto riguarda l'acqua, i rifiuti e anche il terreno. Quindi diciamo una tematica ambientale che
sempre interessata a Fratelli d'Italia e che oggi con l'innesto di Angela Paparazzo si rafforza ancora di più, quindi lavoreremo molto bene insieme sia in comune che in provincia. L'assegnazione delle deleghe in consiglio provinciale, lo abbiamo detto, non è stata affatto facile, ci sono volute diverse settimane di tempo e anche un ultimatum nei giorni scorsi, lo abbiamo riportato, del presidente Emanuele Moraschini. E allora se da un lato la lista completa con tutte le deleghe assegnate la trovate sul nostro quotidiano online, il presidente Moraschini ha parlato attraverso una nota stampa, ha commentato queste scelte, allora le ascoltiamo. Il presidente della provincia Emanuele Moraschini ha annunciato le deleghe che verranno ufficialmente assegnate ai consiglieri provinciali dopo settimane in cui si era parecchio discusso per riuscire a trovare la giusta quadra. Un lavoro, scrivono dalla provincia, frutto della concertazione con le forze politiche e con la propria visione di governo dell'ente. Attenzione è stata messa, prima di ogni altra cosa, sull'operatività, premiando esperienza e competenza al di sopra di ogni logica di partito. La definizione delle deleghe e il perimetro di competenza sono stati rivisti per meglio rispondere alle esigenze del governo del territorio e delle nuove sfide che attendono la provincia. Un aggiornamento, viene precisato, dettato dalle scelte amministrative molto precise. L'assegnazione formale delle deleghe ci permette ora di portare avanti un lavoro collegiale che permetterà di raggiungere celermente gli obiettivi di programmazione prefissati, ha dichiarato il presidente Moraschini. Ringrazio quindi tutte le coalizioni per il dialogo e per il confronto che hanno portato a questo risultato. Ritorniamo ora sulla corsa alla loggia 2023, perché è stata presentata ufficialmente la lista del Partito Democratico di Brescia. E allora ascoltiamo le parole del segretario cittadino e inoltre ascoltiamo anche le parole di quello che è, come annunciato, il capolista, ovvero Walter Mucchetti. È una lista molto ricca, è una lista molto ricca, molto bilanciata. Ci sono tante esperienze diverse, per esperienze intendo sia politiche, cioè chi è assessore uscente, ci sono consiglieri comunali uscenti, ma 18 novità, 7 candidati indipendenti, quindi anche una lista molto bilanciata rispetto ai lavori, esperienze lavorative, associative, chi lavora nel terzo settore, chi è dipendente, chi è autonomo. E è una lista che davvero credo rappresenti, insomma, ha l'ambizione di rappresentare la città e quindi credo sia una lista molto competitiva. Non è finita la spinta propulsiva della nostra compagine elettorale, abbiamo governato bene per 10 anni e quindi oggi è solo un pit spot, si cambiano le gomme, si mette a posto un po' il motore ma si riparte a 100 all'ora per le nuove sfide della città. Ecco, a me hanno chiesto di guidare la lista del Partito Democratico, lo faccio con orgoglio, con determinazione, perché ritengo che abbiamo dato tanto, ma abbiamo ancora molte energie da dare per restituire un poco quello che abbiamo avuto da questa città e soprattutto farlo in modo per tenere unita e coesa la nostra comunità senza lasciare indietro nessuno. Penso che sia uno dei nostri punti di forza. La notizia del giorno potrebbe essere che Manzoni non sia candidato in lista. Ma allora, devo dire che da questo punto di vista è stata fatta una valutazione a livello di partito e il partito ha ritenuto che fosse opportuno che io mi dedicassi in maniera, diciamo, esclusiva alla raccolta del consenso insieme a Laura Castelletti sulla idea di città che la coalizione Laura Castelletti propone e quindi che questo tandem fosse un qualche cosa di non semplicemente coreografico ma fosse un fatto politico vero. Questo per me non significa evidentemente una diminuzione di impegno ma anzi un di più di impegno e di responsabilità evidentemente per tutto il Partito Democratico ma per tutta la coalizione, quindi anche a disposizione delle altre liste. Cambiamo argomento, così come è accaduto nei mesi di gennaio e di febbraio, anche a marzo il prezzo del gas e quindi il peso della bolletta si riduce sensibilmente, almeno per quelle famiglie con un contratto in tutela, lo ha annunciato ufficialmente l'ARERA, l'autorità regolatrice per l'energia, ma attenzione perché come tanto abbiamo detto in periodo di approvazione della legge finanziaria o legge di bilancio, dopo il primo trimestre torneranno in bolletta anche gli oneri. Ancora in calo la bolletta del gas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio, -34,2% e febbraio, -13%, in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di marzo 2023 per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del 13,4% della bolletta rispetto al mese di febbraio. Per il mese di marzo, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso ancora più bassa rispetto a quella del mese di febbraio, il prezzo
prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela è pari a 46,58 euro megawattora. La riduzione per marzo, in termini di effetti finali, porta la spesa gas per famiglia tipo nell'anno scorrevole fra aprile 22 e marzo 23 a circa 1.560,7 euro, un più 0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente. L'ARERA, ente regolatore per l'energia, ricorda però che attualmente rimane in vigore l'azzeramento degli oneri di sistema, così come stabilito dall'ultima legge di bilancio, una misura valida per il primo trimestre 2023 che quindi è giunta a scadenza. Già da aprile, infatti, gli oneri torneranno in bolletta al 65%, mentre da luglio al 100%. È il momento di parlare di sport ed è il momento di parlare di pallanuoto, perché come annunciato ieri sera la N Brescia è scesa in vasca a Monpiano per la Champions, una sfida di lusso, una sfida di vertice contro il Novi Beograd, ed è arrivata una vittoria importante per 12-9, risultato importante perché significa che viene ribaltata la sconfitta dell'andata e quindi adesso i Leoni sono primi in solitaria nella classifica del girone B. Uno scontro diretto che valeva il primo posto nel girone e una N Brescia in grande spolvero che è riuscita a compiere la missione. Sono stati questi gli ingredienti della serata Champions di Monpiano, dove i Leoni sono riusciti ad avere la meglio su un avversario temibile come Novi Beograd, imponendosi 12-9. E il risultato non è per nulla banale, perché nell'ottica di una classifica che vede appaiate in testa le due squadre, la N non solo vince, ma ribalta anche la sconfitta 9-11 subita all'andata. E questo significa primo posto in solitaria nel girone B. La prima parte del match è stata in sostanziale equilibrio, 3-3 dopo il primo tempino, 5-5 all'intervallo lungo. È la terza frazione a vedere il primo stacco deciso di Brescia, che segna tre reti. Si arriva al 9-6 per Brescia prima di un colpo di reni degli ospiti, che tornano a meno 1. Si decide tutto nell'ultimo quarto, in cui la N riesce a insaccare tre volte, mentre i serbi soltanto una. Ora Brescia può quindi contare su un mini tesoretto di 3 punti su Novi Beograd e 6 sul Ferencváros, terzo in classifica, quando mancano 3 turni al termine della regular season. Presciutti e compagni erano riusciti ad avere la meglio sui magiari all'andata con un netto 8-4, manca però la sfida di ritorno in trasferta, che sarà da centrare per rinsaldare il primato. Brutte notizie invece in casa Pallacanestro Brescia, perché Kenny Gabriel è uscito per infortunio nella partita importantissima vinta con Napoli, se ne avrà per un bel pezzo, saranno 2 o 3 le settimane che dovrà saltare, ed è un momento importante per la stagione della Germania, che quindi dovrà fare a meno di una pedina di peso. La vittoria della Pallacanestro Brescia a Napoli è stata un importante mattoncino in ottica salvezza, ma rischia di costare caro per l'infortunio a un pilastro della squadra come Kenny Gabriel. Il vice capitano della Germania ha infatti dovuto lasciare anzitempo il parquet e ne avrà per un po' di tempo. Dopo i primi esami, la società ha fatto sapere con una nota che il giocatore ha riportato una distorsione di primo grado al ginocchio sinistro. I tempi di guarigione sono stimati in circa 2-3 settimane, anche se la situazione sarà monitorata quotidianamente per provare a recuperare il giocatore nel più breve tempo possibile. Guardando al calendario, è inevitabile che Brescia debba fare a meno di Gabriel nell'importantissima sfida di campionato contro Verona e nell'ottavo da dentro o fuori di Ankara. Difficile anche averlo in campo per Tortona il 16 e per l'infrasettimanale del 19 contro Venezia. Si chiude qui questa edizione del telegiornale, ma le notizie come sempre sono in continuo aggiornamento su www.elivebrescia.tv, il nostro quotidiano online, eccolo qua, sul quale se volete trovate anche la diretta in streaming di Live in questo piccolo box e i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News ed Live Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, l'appuntamento con il telegiornale si rinnova ovviamente sempre qui su Live questa sera alle 19. Nel frattempo a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.